Buongiorno a tutti, oggi parliamo di definizione agevolata o rottamazione quater. In sostanza è possibile applicare i benefici della definizione agevolata ai debiti risultanti dai carichi affidati all'agente di riscossione nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Quindi parliamo di cartelle esattoriali. Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti notifica. Non saranno quindi da pagare le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. Quali sono quindi i debiti che rientrano nella definizione agevolata? Riguarda tutti i carichi affidati all'agente di riscossione nel periodo ricompreso fra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate, interessati da provvedimenti di rateazione e di sospensione e già oggetto anche di una precedente rottamazione, anche se decaduta per il mancato tardivo e insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento. Quali sono i debiti che non rientrano nella definizione agevolata? Sono quelli che sono stati affidati alla riscossione prima del 1 gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022 e anche per esempio i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato. Insomma, in buona sostanza, una gran parte, quasi totalità delle cartelle esattoriali sono dentro in questa definizione agevolata. Per aderire a questa definizione agevolata occorre fare una domanda. Bisogna presentare entro il 30 aprile 2023 apposite dichiarazioni di adesione con le modalità esclusivamente telematiche definite dall'Agenzia Entrate Riscossione e rese note sul sito internet. Come si fa la domanda? Allora, sono previste due modalità alternative, l'area riservata con le credenziali SPID, CE, Carta Nazionale dei Servizi, oppure in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione di definizione agevolata? Beh, ci sono due possibilità: l'accoglimento della domanda contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione, i moduli di pagamento precompilati e le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente, oppure l'eventuale diniego con l'evidenza delle motivazioni per le quali l'agenzia di riscossione non ha accolto la nostra domanda di definizione agevolata. Si può pagare in unica soluzione oppure si può rateizzare. È prevista la possibilità di pagare l'importo dovuto alla definizione agevolata in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure in un numero massimo di 18 rate, quindi 5 anni consecutive, di cui le prime due con scadenza 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023, le restanti 16 rate ripartite nei successivi 4 anni andranno pagate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2024. La prima e seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata. Le restanti rate invece saranno fra loro di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al 2% a decorrere dal 1 agosto 2023. Attenzione ai ritardi dei pagamenti. In caso di omesso, ovvero insufficiente o tardivo versamento superiore ai 5 giorni dell'unica rata, ovvero di una di quelle per cui è stato dilazionato il pagamento, la rottamazione quater o definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo d'acconto dell'importo complessivamente dovuto. Con questo termino di intervento, do appuntamento ai radioascoltatori la prossima settimana. Ciao a tutti!